Sì, Tiziana, perché io sono a Santivo alla Sapienza, uno dei palazzi del Senato, forse il più bello dei palazzi del Senato, con la senatrice Paola Binetti, che è una senatrice eletta nell'UDC, nel gruppo di Forza Italia UDC, quindi non attualmente nei confini della maggioranza di governo, e che per prima questa mattina in qualche modo, senatrice, rotto le righe, cioè lei si è detta pronta a far parte di questo gruppo di costruttori con una condizione però. La condizione fondamentale per noi è che tutto l'UDC come soggetto politico sia presente in una sorta di nuova maggioranza che sposta l'asse verso il centro e che lo sposta verso valori che appartengono alla cultura e alla tradizione dell'UDC. E mi Sono scusi, valori che tutti senatrice Binetti, conoscete, ma lei ha notizie degli altri senatori dell'UDC che passerebbero? O parlamentari, insomma, Ti ricordo, Tiziana, parlamentari sono più in generale. tre siete Sì, il potenzialmente. movimento. No. L'obiettivo è che questa posizione si assumerà o tutti insieme Sì, o o nessuno. Perché nessuno. ciò che ci importa è rendere presente cultura, valori, tradizioni, non cercare poltrone o qualsiasi altro tipo di vantaggio secondario. Nella possibile nuova maggioranza, nel possibile nuovo governo, noi intendiamo rappresentare esattamente quelli che sono nella cultura italiana i valori propri di quella che possiamo chiamare la famiglia, la No, vita, di ma quella per che possiamo capirci, chiamare, per senatrice, esempio, la mi scuola perdoni, paritaria. sembrerò ingenua, però Sì. per capirci io e lei, no? Voi No. questa cosa la decidete prima, nel senso che vi incontrate con il presidente Conte o con gli altri partiti di maggioranza e assumete una decisione in modo poi da esprimere un voto in aula, oppure aspettate il discorso di Conte in aula? Cioè, quando la maturate questa decisione, oppure la decisione è già maturata? Vi hanno già dato rassicurazioni? Allora, diciamo tra. No. Diciamo che è una decisione che va comunque presa insieme. Un accordo si fa in due, non è che uno lo fa e poi aspetta di capire se l'altro è d'accordo o no. L'accordo si fa esclusivamente nella misura in cui l'essere presente dell'UDC all'interno di una possibile nuova maggioranza significa una presenza consapevole, significa una presenza condivisa, significa una presenza che valorizza tutto questo e lo offre al Paese in una logica di governo che ha spostato un Ma po' il avete suo un asse appuntamento? verso il Questo le centro. sto chiedendo. Io ho capito il senso di quello che lei dice, però le sto chiedendo se è previsto un timing, cioè quando vi vedete per decidere, per discutere, vi siete Io penso chiamati, vi che. siete parlati? Brava. No, io penso che adesso, come lei sa meglio di me, questi appuntamenti hanno infiniti passaggi intermedi prima di culminare in una decisione definitiva. In questo momento i cosiddetti passaggi intermedi sono, come dire, canali aperti per Ok. conoscersi, per confrontarsi, anche per esprimere le proprie esigenze e, Aspetti che detto sul male, se me lo conoscervi e permette, porre confrontarvi le anche le faccio proprie dare un condizioni. consiglio da una persona che, diciamo, essendo stata dentro il governo fino a ieri, quelli del governo li conosce, si è confrontata eppure in maniera, diciamo, dura con la maggioranza di governo. Stavo per dire, ministra Bellanova, senatrice Bellanova, ben trovata, Grazie. bentornata a Tagadà.